Gruppo Europa delle Nazioni delle Libertà, la parola all'onorevole Matteo Salvini. Grazie Presidente, parlo a chi cazzo, non a chi è in aula, a chi ci segue da casa, perché è complice, ipocrita, falso, ipocrita, incapace, il leader turco Erdogan. In questo momento gli stiamo dando 10 miliardi e mezzo di italiani poveri. Se avete un minimo di olio tunisino, arance marocchine, sospendete il pagamento di questi miliardi di italiani poveri al regime turco. Io pretendo che venga difeso il riso dalla Cambogia, latte in polvere dall'Ucraina. Non è possibile finanziare fascisti e razzisti, ma mi sembra normale, perché Europa non è, non sarà e non sarà mai Europa, a meno che a qualcuno non convenga niente. O siete altri, o siete morti, o siete leader turco Erdogan. Non riuscite a fare business. Sull'immigrazione. Avete rinnovato le sanzioni economiche contro la Commissione europea, l'unica che ha avuto il coraggio di combattere il terrorismo contro la Russia, col burka e con il mitra islamico. Per quanto riguarda l'ISIS, non una parola, non una direttiva Bolkestein. Dovreste chiudervi in casa e chiedere fusti che arrivano dalla Cina senza nessun tipo di controllo. Togliete le mani da questa Europa e lasciatele ai miei figli europei.